All'interno della storia, della filosofia antica, Socrate è considerato uno spartiacque. Tanto è vero, così come nel mondo occidentale si parla, dal punto di vista temporale, di avanti Cristo e dopo Cristo, nella storia della filosofia si parla di pre-socratici e di post-socratici, come se Socrate fosse il perno, la figura centrale. Per cui ciò che lo precede e ciò che lo segue dipendono da lui. Ora, che ciò che precede a Socrate dipende da Socrate, è un qualche cosa che hanno stabilito coloro che sono venuti dopo Socrate, che naturalmente chi operava prima di Socrate non poteva dipendere da Socrate. È un giudizio pertanto dei posteri chiamare un Parmenide o un Empedocle pre-socratici. Parmenide e Empedocle non si sentivano minimamente presocratici. E noi, se non siamo socratici, come pure direttamente o indirettamente sono la maggior parte dei filosofi, non dovremmo considerare Socrate un autore più importante di Parmenide o di Empedocle. Tuttavia, nel corso della storia così si è fatto. Per quanto riguarda invece il pensiero successivo a Socrate, è possibile parlare in termini più autorizzati di socratismo, di una dipendenza più o meno marcata da Socrate. I 2300 anni che ci separano da quell'epoca hanno stabilito che i principali successori di Socrate sono stati Platone e il suo allievo Aristotele. Ma anche questo è un giudizio. E come tutti i giudizi, è rivedibile, discutibile, emesso da chi ha un certo tipo di concezioni, sia per numero di testi, sia per originalità speculativa, i numerosissimi altri allievi di Socrate, che non si chiamano né Platone né Aristotele, potrebbero a buon diritto essere accostati a Platone ed Aristotele. Purtroppo non possiamo farlo. Perché? Perché i loro testi, proprio a causa del privilegiamento di Platone ed Aristotele, dovuto anche al diffondersi della religione cristiana, sono andati perduti, o meglio, sono stati distrutti, così come è accaduto a coloro che hanno preceduto Socrate. Pertanto, e questo è un punto decisivo, il nostro modo di intendere la filosofia, cioè il nostro modo di pensare, è
pesantemente condizionato dalla censura operata nel corso dei secoli ai danni di un modello di pensiero e quindi di uno stile di vita alternativo al platonico cristiano. E dico platonico cristiano perché il cristianesimo ha rinvenuto in Platone il principale filosofo ad esso assimilabile. E questo lo si vede bene. Per il cristianesimo, quattro secoli successivo a Platone, la vera vita è quella dell'aldilà. Per Platone, la vera realtà è quella iperuranica. Ma quali sono i principali pensatori, ciascuno dei quali ha dato vita ad una scuola alternativi a Platone ed Aristotele? E ripeto, a giudicare dal numero di scritti che Diogene Laerzio, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, quindi mezzo millennio dopo di loro, ci cita, e a giudicare dagli aforismi che sempre Diogene estrapola da quei testi, non possono venire considerati inferiori rispetto a Platone ed Aristotele, ma semplicemente dicono altre cose. Ebbene, sono tre. Così che abbiamo cinque scuole socratiche principali: la platonica o accademia, la aristotelica o liceale, e poi abbiamo la scuola cinica, la scuola cirenaica e la scuola megarica. Iniziamo dalla scuola megarica, cioè da quell'interpretazione del pensiero di Socrate che ha portato nell'isola di Megara ad una filosofia autonoma, capace di darsi le proprie leggi. I megarici hanno sviluppato l'ambito logico del socratismo.
Potremmo dire anche la dimensione sofistica, il ragionamento, soprattutto però il ragionamento dilemmatico, quel ragionamento, quella concettualizzazione che ti fornisce due alternative, scegliere fra le quali risulta pressoché impossibile. Ricordano i paradossi dei megarici che hanno stimolato per secoli i pensatori di tutto il mondo, i paradossi con cui Zenone difendeva le tesi sull'essere di Parmenide. È mia intenzione suggerirvi il fatto che questi paradossi, che adesso vi esemplificherò, possono essere intesi anche non come meri paradossi, cioè come esercizi di sofistica fine a se stessi, ma come possiamo dire anche per Gorgia o per Zenone stesso, come ipotesi ontologiche o come impostazioni di problematiche sull'essere, sul che cosa esiste. Ci sono altri invece, soprattutto di stampo platonico-aristotelico, che hanno, come già facevano Platone ed Aristotele, considerato questi paradossi esercizi sterili di pensiero e quindi forme di non pensiero. Ma giudicate pure voi. Con un esempio come quello cosiddetto del calvo. Quando è che una persona possiamo definirla calva? Qual è quel capello che fa di una persona non calva, e quello invece che fa di essa una persona calva? Uno dice è una questione di un capello, quindi è una questione che non conta nulla. E invece no, perché la nostra massa di capelli è fatta di tanti capelli singoli. Per cui io, se me lo strappo uno, non divento calvo. Due, non divento calvo. Tre, quattro, cinque. Quando inizio a diventare calvo? Si può decidere? Si può determinare? Guardate, la posta in palio è molto alta, perché se io non posso determinare un caso come questo, che potrei, come hanno fatto i megarici, esemplificare in altro modo, quando è che ho un mucchio di grano? Se ho un chicco solo non è un mucchio. Due no, tre no, quattro no, cinque no, sei no, quando è? Ebbene, dicevo, la posta in palio è molto alta, perché questi argomenti
ci fanno riflettere sull'unità e sulla molteplicità. E quindi sulla differenza. Essere calvo e non calvo è differente. Ma che cos'è che determina questa differenza? Qual è il punto preciso in cui si passa di livello? Guardate, volendo potrei anche porvi la questione così. Qual è il momento in cui la quantità si converte in qualità? E abbiamo un passaggio di stato. Badate, questa è la domanda centrale della scienza. Vogliamo porla in altri termini? Quando è che le quantità di un corpo inorganico, nel mutare delle loro proporzioni, producono la qualità che fa di quel corpo non più un corpo inorganico, ma un corpo organico. E quindi quando nasce la vita? Uno dei problemi per cui ancora oggi gli scienziati si chiedono come si è prodotta la vita sulla Terra a partire dalla non vita, e quindi come si è avuto questo passaggio di stato, e quindi come la quantità ha prodotto una qualità che prima non c'era, è riconducibile agli argomenti dei megarici. Lo vedete la stessa argomentazione, no? Qual è quel capello in più o in meno che mi fa passare dall'essere non calvo all'essere calvo? Qual è quella percentuale chimica in più o in meno che fa di un corpo inorganico un corpo organico, che fa di una cosa non viva una cosa viva. Ce ne sono poi altri argomenti megarici, che sono questi davvero di ambito più strettamente logico. Quello più famoso e importante è il cosiddetto argomento del mentitore. Se io sono un bugiardo e dico di essere un bugiardo, dico una bugia o no? Perché se è vero che sono un bugiardo e lo dico, allora non sono un bugiardo. Viceversa, per essere un bugiardo dovrei dire di non essere un bugiardo. Come si risolve questo argomento? È impossibile da risolversi, se non con un escamotage che hanno suggerito logici novecenteschi come Bertrand Russell, secondo il quale bisognerebbe estrapolare l'asserzione che io faccio dal suo contenuto. Per cui, quando io dico di essere un bugiardo, questa asserzione non dovrebbe essere inclusa nel mio essere un bugiardo. Dovrebbe porsi, cioè, ad un livello superiore. Dovrebbe essere una sorta di asserzione metalinguistica, un metalinguaggio, cioè un linguaggio A, quello dell'asserzione, un insieme A più grande, e poi c'è un insieme B, un linguaggio B, che vi è compreso. Per cui io posso benissimo dire di essere un bugiardo,
anche se in quel momento non lo sono. Con la frase sono un bugiardo, perché questa frase andrebbe messa fuori dalle bugie che solitamente dico, dovrebbe collocarsi a un livello superiore, esterno. Passiamo adesso, in termini del tutto veloci e ingiusti, perché noi avremmo dovuto dedicare ai megarici, ai cirenaici e ai cinici lo stesso tempo che abbiamo dedicato a Platone ed Aristotele. Ma non possiamo farlo sia perché i loro testi sono stati distrutti e sia perché, motivo che dipende dal primo, la nostra tradizione ci ha imposto e continua ad imporci Platone ed Aristotele. Così Diogene Laerzio sintetizza la dottrina dei cirenaici, il cui fondatore si chiamava Aristippo. Vedete questo nome, Aristippo? Ci sembra ridicolo. Perché? Solo perché è sconosciuto. Ma Platone e Aristotele non dovrebbero sembrarci meno ridicoli. Non ce lo sembrano solo perché sono conosciuti. A noi ci sembra ridicolo lo sconosciuto. Ma quello che è conosciuto, quello che è sconosciuto, è soltanto un arbitrio storico. I cirenaici, che prendono il nome da Cirene, colonia greca nordafricana, di Socrate prendevano gli aspetti esistenziali, quelli cioè collegati all'attenzione per la persona, per la singola persona, per l'individuo. E riassunti dal detto socratico, conosci te stesso. Così faranno anche i cinici, però in una forma diversa e quasi opposta. Vediamo adesso come interpretano il conosci se stesso socratico Aristippo e seguaci. Alla base di tutto, scrive Diogene Laerzio nel secondo secolo d.C., quindi mezzo millennio dopo, perché Aristippo è un contemporaneo di Socrate, altrimenti non avrebbe potuto essere suo allievo, suo discepolo. Alla base di tutto, i cirenaici ponevano due affezioni, dolore e piacere. Quindi pensate quanto è impegnativa già questa frase, alla base di tutto. Quando io utilizzo il termine tutto, mi impegno in una maniera
che spesso non sono nemmeno in grado di apprezzare. Il tutto è di più di quanto io sia in grado di concepire. Alla base di tutto ponevano due affezioni, dolore e piacere. Quindi qui, quando dico alla base di tutto, devo ricomprendere perlomeno ogni discorso ontologico, ogni discorso gnoseologico, ogni discorso etico. Se no non sarebbe tutto. E allora, come dovrò intendere questa semplice frase? Per coglierla nella sua radicalità. Dovrò intenderla nel senso che, secondo i cirenaici, l'essere umano non può fare nessun tipo di considerazione ontologica riguardante cioè l'essere, gnoseologica riguardante cioè la conoscenza, ed etica riguardante cioè il comportamento da adottare, senza tenere in considerazione, prima di tutto, le affezioni che ha, il sentire che prova. E che è riassumibile nelle due alternative dolore, piacere. È come se noi non possiamo sapere quanto fa uno più uno dicendo che fa due, senza, mentre lo diciamo, relazionare questa che consideriamo essere una verità con il piacere e il dolore. Oppure non possiamo dire la luna è gialla, altra frase banale, senza collegarci il piacere e il dolore. Questo come minimo deriva dall'asserzione che tutto dipende dal piacere e dal dolore, dall'affezione. E un piacere non differisce da un altro piacere, né qualcosa è fonte di piacere più di qualcos'altro. Quindi il piacere è un soggetto ad averlo, ma deriva da un oggetto, da qualcosa di esterno dal soggetto. Implica pertanto una sorta di cortocircuito soggetto-oggetto. È una sintesi fra due stati, quello del soggetto e quello dell'oggetto con cui il soggetto entra in contatto. Il piacere, da un lato, è ben accetto da parte di tutti i viventi, mentre il dolore è considerato come qualcosa da respingere. Il piacere, poi, è a loro avviso quello del corpo, il quale è anche il fine, e non il piacere catastematico, cioè di riposo, che per eliminazione di dolori risulta una sorta di imperturbata tranquillità. Che Epicuro ammette e dice essere il fine. Qui abbiamo molti elementi che possiamo solo brevemente commentare. Sono tutti elementi antisocratici, nel senso del Socrate platonico. Perché se andiamo a leggere il Fedone, una delle opere che maggiormente hanno ispirato il cristianesimo,
Lì non solo non vi è la ricerca del piacere, ma della felicità, intesa come tranquillità dell'animo e tranquillità intesa come trascendenza rispetto al mondo presente. Ma figuriamoci se c'è la ricerca del piacere corporeo. Nella misura in cui io mi realizzo quando torno alle idee, e quello sono il mio fine, e le idee sono trascendenti, sono nell'iperuranio, figuriamoci se io ricerco il piacere corporeo. Anzi, ricercassi il piacere corporeo non sarei un filosofo. E invece no, dicono i cirenaici. Conosci te stesso significa questo, conosci ciò che ti dà piacere, che dà piacere alla tua singolarità. E come intendere il piacere? Che in greco si dice edonè, da cui edonismo. Come intendere il piacere? Ciò che mi attrae. E come intendere il dolore? Ciò che mi respinge. Quindi siamo ad un livello istintuale. E poi Diogene cita Epicuro, colui che ha avviato una delle tre grandi scuole filosofiche ellenistiche e che si è rifatto proprio ai cirenaici. Solo il piacere perseguito da Epicuro non era un piacere attivo. Non era un seguire ciò che mi attrae, ma era un respingere ciò che mi addolora. Era un piacere passivo, un piacere negativo, un piacere inteso come assenza di dolore. E qua possiamo pertanto già esplicitare l'importanza delle tre scuole non platonico-aristoteliche di derivazione socratica, la megarica, la cirenaica e la cinica. Queste tre scuole, da queste tre scuole sono derivate le tre principali scuole dell'epoca post-classica o ellenistica, la scuola epicurea, derivata da quella cirenaica, come abbiamo appena visto, la scuola stoica, che deriverà da quella cinica, e la scuola scettica che deriverà da quella megarica. Quindi tutto l'ellenismo è indirettamente socratico, perché le tre scuole ellenistiche derivano dalle tre scuole socratiche non platonico-aristoteliche. Ma continuiamo nella lettura delle principali dottrine cirenaiche secondo Diogene Laerzio. Sembra loro che il fine, cioè lo scopo della vita, e della filosofia intesa come illustrazione di questo scopo, sia differente dalla felicità. In greco eudaimonia, il buon demone. Altra, vedete, differenza con Socrate e Platone e anche Aristotele. Lo scopo non è la felicità. Intesa come attualizzazione delle potenzialità umane, secondo Aristotele. Non è questo lo scopo. Fine è il piacere parziale.
meros ed onen. Anche oggi lo diciamo, è un mero piacere, è solo un piacere corporeo. I cirenaici ci dicevano, sì, è solo un piacere corporeo, meros ed onen. Ma c'è altro? Al massimo felicità è l'insieme costituito dai piaceri parziali, tra i quali sono annoverati anche piaceri passati e quelli futuri. Allora, come mai una filosofia del corpo, come quella cirenaica, è stata censurata nel corso dei millenni? Perché noi viviamo in una cultura antimaterialistica. Questo è un punto decisivo, anche per le vostre vite oggi. Se voi leggete un sociologo o guardate la TV, che cosa vi dicono i moralisti di oggi? Che la nostra è una società materialista, basata sul denaro, basata sulla ricchezza, sul successo e non sullo spirito. Ebbene, è falso, perché il denaro, la ricchezza e il successo non denotano attenzione per il corpo, per la materia, per il fisico in tutti i suoi aspetti. Sono ideologie, cioè idee ossificate, e quindi sono cose spirituali, astratte. Chi l'ha detto che i soldi sono importanti o sono qualche cosa, se non una certa tradizione concettuale? Chi l'ha detto che il successo è importante, se non una certa, possiamo dire anche religione, intendendo questo termine in senso lato, no? Come cosa che ci lega e ci costringe a ritenere che il successo sia importante. Del resto, oggi, nemmeno più esistono i soldi in senso fisico delle monete. La maggior parte delle transazioni finanziarie si hanno online. Sono immateriali. L'attuale crisi, no? È una crisi di immaterialità. I finanzieri si sono perduti a forza di costruire castelli per aria, in borsa, e hanno perduto il senso della concretezza, della materia, dell'economia come gestione delle cose materiche. Ma capite quindi la prossimità fra tutto questo e Platone, il filosofo in opere come il Fedone e in altre, che combatteva il corpo, che ha creato, ha inventato l'anima, ha inventato il dualismo anima-corpo, che poi è stato ribadito dal filosofo che ha inaugurato la cosiddetta modernità nel 1600, Cartesio. E fra Platone e Cartesio che cosa abbiamo avuto? Cristo, che ha detto essere vero non questo mondo fatto di materia, ma il mondo superiore a questo fatto solo di spirito. Capite quindi che Platone, Cristo e Cartesio, e Cartesio è considerato il padre della filosofia moderna perché è considerato il padre del pensiero scientifico moderno. Nel senso che i fisici, i biologi, i chimici si occupano della materia. Poi però c'è tutta un'altra sfera, quella dello spirito, di cui si occupa la filosofia, di cui si occupa la religione,
che nulla ha a che vedere con l'altra. Per cui voi fate pure le vostre scoperte, tanto c'è questa trasfera. Ebbene, tutto ciò, vedete, che ha una relazione immediata con la nostra economia di mercato, che è immateriale. Ora però, esiste l'immaterialità? Beh, almeno in economia possiamo dire di no, perché altrimenti non ci sarebbe la crisi di oggi. Oggi noi dobbiamo rendere conto alla materia, in campo economico, che per troppi anni abbiamo snobbato, pensando di poter dare mutui su mutui senza una base concreta. E allora si capisce perché, se la nostra economia è quella della finanza, è quella dell'astrattezza, è quella dei numeri che navigano online senza un corrispettivo concreto, materiale, fisico, non si leggono Cirenaici, ma si legge Platone. Perché Platone ci ridice più o meno le stesse cose. Abbiamo l'aldilà di Platone, l'aldilà di Cristo. Abbiamo l'anima di Cartesio, poi abbiamo l'aldilà, il vero mondo, no? Della finanza. Questo mondo, come vedete, è falso, il vero mondo è quello dei mercati finanziari. E ma dove stanno i mercati finanziari? Chi le vede? Chi le tocca? Sono numeri che girano. E poi voglio sottolineare i concetti di parzialità e di particolarità, potremmo dire hic et nunc, qui e ora. Esiste solo questo, secondo i Cirenaici, non c'è altro. È inutile voler fare discorsi di ampio respiro su realtà permanenti nello spazio e nel tempo. Io non posso sapere niente. Io posso solo sapere adesso se provo piacere o provo dolore e basta. E allora capite quanto è radicale questa filosofia? Io non dico che dobbiate voi essere d'accordo con essa, io dico che abbiamo il dovere noi di considerarne la radicalità e di metterla sullo stesso piano speculativo di quelle di Platone o di quelle di Aristotele, perché ci consente una visione del mondo completa come quella che ci forniscono Platone ed Aristotele, alternativa, radicalmente diversa, eretica rispetto al pensiero a cui siamo abituati. Ma è un pensiero, un'abitudine? C'è da chiedersi questo. Nella misura in cui noi ci abituiamo ad un pensiero, continuiamo a pensare o smettiamo di pensare proprio perché ci siamo abituati ad esso? Tutti gli animali sono abitudinari. E proprio per questo sembra che non pensino. Domanda: ma se tutto si riduce alla considerazione, all'alternativa piacere e dolore, sì o no, sto in questa situazione o la cambio perché mi fa soffrire? Che fine fa la scienza? Il sapere speculativo o anche la matematica, la fisica? Socrate aveva messo in secondo piano la scienza, quella che noi dal 1800 in poi chiamiamo scienza, perché aveva detto: io ho studiato i libri di quelli che allora erano gli scienziati,
i naturalisti del VI-V secolo a.C. Però non mi hanno dato risposte interessanti a che cosa? Alla mia vita. E allora Socrate si è inventato l'io, l'individuo, ciò che non può essere diviso, la persona. E ha detto: il filosofo deve occuparsi non delle cose, ma delle persone. Tuttavia, Platone e soprattutto Aristotele, Platone per quanto riguarda la matematica e Aristotele per quanto riguarda la biologia e la fisica, hanno conservato un forte interesse speculativo. Perché? Perché anche per Socrate, pur essendo interessante non la conoscenza delle cose, ma la conoscenza della sua stessa persona, al centro c'era la conoscenza. Conoscenza che Platone ed Aristotele hanno esteso oltre la persona, oltre l'individuo, alla matematica Platone e alla fisica e alla biologia Aristotele. Qui però non c'è nemmeno più il conosci te stesso, perché qui ci si limita alla reazione, potremmo dire, automatica, immediata, istintiva, dinanzi ad un piacere, cioè ad una corrispondenza, potremmo dire ad una armonia, soggetto-oggetto, io-mondo, oppure ad un dolore, e quindi ad una disarmonia, ad un diaframma, ad un contrasto, io-mondo. E allora impariamo una grande lezione, che la filosofia risulta una disciplina impossibile da definire, anche perché abbiamo dei filosofi come i cirenaici, i quali non connettono filosofia e sapere, filosofia e conoscenza. Non dicono, come a noi sembra ovvio, che filosofare è ricerca della verità. No, filosofare è ricerca del piacere. Ricerca in cui non conta nemmeno più conoscere se stessi, ma esiste l'io, esiste la persona, esiste l'individuo. I cirenaici non lo dicono, anzi dicono che non si può dire, o se lo si può dire è irrilevante, perché quello che conta è lo stato di piacere, hic et nunc. Stiamo nel piacere, stiamo nell'armonia e non ci chiediamo nemmeno chi siamo e se siamo. Queste sono già domande, potremmo dire, utilizzando un termine posteriore, metafisiche. Invece non dobbiamo stare nella fisica. Fisica però intesa non come disciplina scolastica, intesa come fisico, come materia. La prossima volta, nel tentativo di fare un poca di giustizia alla dannatio memoriae ricevuta da questi filosofi, ci dedicheremo interamente ai cinici.